Questi sono fantastici. Sono buonissimi. Prendo quattro pesche ben mature e le taglio. Le taglio prima a metà, così rimuovo il nocciolo. Che buone sono le pesche, mamma Lo mia. vedo già che queste pesche, lo stavo giusto per dire, vedo già che queste pesche sono buone e succose. Oh, profumatissime. E ora metto le pesche in un frullatore. Io sto usando un mini pimer, semplicemente. Diana, ma non ci saranno mai tutte quelle pesche dentro un mini pimer, come Hai facciamo? ragione, non è un problema, frulliamo due volte. Ora, insieme alle pesche, aggiungo due cucchiai di rum. Poi aggiungo anche una manciata di foglioline di menta e poi aggiungo anche due cucchiai di miele. Saranno freschissimi. Sarà freschissima questa ricetta, ancora non vi ho detto di cosa si tratta. Quindi chiudo e frullo bene il tutto. Allora, wow, ma senti che profumo. Puoi sentire? Wow. Mamma Wow. mia, cioè me lo mangerei Ma che così. cos'è? Che cosa saranno? Devi attendere ancora 60 secondi. Allora, adesso mettiamo questo composto qui dentro e frulliamo anche le altre pesche. E poi uniamo il tutto. Perfetto. E adesso non ci resta che unire i due composti. Ovviamente se avete il frullatore grande fate tutto insieme, non dovete Perché noi non abbiamo usato il dividere. frullatore, Non lo so, perché questo è più comodo in realtà. Perché si pulisce più in fretta e nonostante sia piccolino è più comodo. Diana ci sta per svelare che cosa faremo oggi. Cosa facciamo? Guarda qui, vediamo se lo Eccoli stampo. qua, i nostri ghiacciolini. Hai visto? Faremo questi oggi, Quindi? quindi prendiamo lo stampo e andiamo a versare il composto all'interno di Ragazzi, questa. voi l'avete già preso questo stampo? Per fare i ghiaccioli o i gelati è veramente utilissimo. Prendiamo anche l'altro perché ne abbiamo due. Quanti ne verranno? Sei? Ma secondo me, No, vediamo. non ne viene un altro, mi No, mi pare. sa di no. Ne vengono cinque. No, ne viene un altro, Verrà forse. uno molto basso. Ora infiliamo anche gli stecchini. Ora copriamo con la copertura che ci è stata fornita quando abbiamo preso gli stampi. E adesso li mettiamo nel congelatore. Li lasciamo tutto il pomeriggio perché sono le Sono le 5. Le 5 5. del pomeriggio, quindi tutto il pomeriggio, tutta la sera fino a domani mattina. Così congelano perfettamente. Va bene, nel caso li faceste, non so, la sera, va bene, il mattino Sì, va dopo. benissimo, eh. Basta che stiano una notte intera, insomma, almeno 7-8 ore. Ok. Eccoci qui, è passata una notte magicamente e i nostri ghiaccioli sono pronti, ma prima di andare a vederli lasciate un mi piace al nostro video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come sempre. E inoltre vi ricordo che potete ancora iscrivervi alla nostra sfida di 14 giorni senza glutine e senza latte, con menu settimanali, ricette, consigli, video di supporto e tanti bonus. Mi raccomando, date un'occhiata, vi lasciamo il link qui nei commenti. E adesso andiamo a vedere i nostri ghiaccioli. Andiamo a vederli anche perché con questo caldo io un ghiacciolo me lo voglio mangiare subito. Dai, 3, 2, 2, 1. 1. Eccoli qua. Wow. Eccoli qui. E adesso andiamo A a levarli vedere. dallo stampino. Chissà che buoni che sono, Diana. Questo è il primo. Che profumo. Guarda, giusto per abbellire un pochino, mettiamo delle foglioline di menta, anche perché questi ghiaccioli non è che hanno bisogno di qualcos'altro, devono solo essere mangiati. Allora ci siamo, ne vuoi uno? Beh, volentieri, ne prendo uno. Vai. Fammi Ok, uno a testa, dai. sapere. Cin cin, aspetta, cin Ah. cin. Ok. Mamma mia. Ho Non so se preferisco questi o quelli al mango che abbiamo fatto qualche settimana un fa. buone tutte e due. Fateli, mamma Sono mia, buone tutte e due. ci volevano proprio.